calcio secondo me va, va avanti, troppo avanti, rispetto a quelle che sono le nostre energie, la nostra volontà, questa voglia sempre di essere presenti, di avere un peso specifico, anche negli altri. Dare tutti questi soldi agli analisti è un errore, uno sbaglio, ci hanno tutti la prova. Non hanno problemi. Ogni tanto però qualcuno lo puntano, eh. Ogni tanto qualcuno di questi analisti fa una brutta fine, eh. Ho sentito al telegiornale. Perché abbiamo troppi soldi. Mica perché. A parte che uno se volesse veramente stare bene, amico, se trova una donna pure, credo che mi sei proprio impedito al massimo, se non hai proprio, se ne hai una roba proprio che dici sono lente per farci un'idea, ma non è manco quello il problema, perché oggi sto bisturi viaggia alla grandissima dappertutto, allunga, accorcia, stringe, restringe. Entrare nella vostra vita da... ho detto qualche cazzata? Entrare nella vostra vita definitivamente da 30 e rotti anni vuol dire in buona sostanza conoscere dove dormite, dove andate a rosolare la cipolla con il battuto, dove vi affacciate, da quale finestra preferibilmente posso indovinarvi. E tutta questa grande ecletticità che mi riconosco, quasi fosse un dono dell'ubiquità, è un po' merito di questa benedetta musica, perché se non avessi, se avessi sposato il destino dell'analista invece che il mio strumento, la chitarra, probabilmente sarei un frustrato qualunque e non ci saremmo mai incontrati. Origine delle lacrime della morte.
non dirmi che quei nostri siamo noi. Come ti presenterai tu me? Quella voce non somiglia a te. Non hai. Svegliami se c'è musica e l'idea di vita e ispirazione. Svegliami e stordiscimi con la verità di una tua canzone. Svegliami dalle vanità di speranze che nascono già stanche. Marmami, arricchiscimi con i sogni tuoi. Svegliami, manifestami il talento che a lui io sto morendo. Sfidami a scommettere che le notte tue cambieranno il mondo. Conquistami con un brivido intenso sulla schiena. Guardami che ti accendi in me l'orizzonte che esaltava il soggiogato dalle mie movenze e dalle mie piccole corde vocali, saprà questa sera che tutta l'Italia è venuta a Roma a visitare questa città, dove guarda caso c'è nato un ragazzino, un certo Renato Fiacchini, che sta lavorando per questo sogno. Dopo non mi chiederò più nulla, ma datemi Fonopoli.